La bretella apre o non riapre? Il 4, il 7, l'11, quando apre? Oggi. Apre oggi, come mi ha preannunciato venerdì sera il ministro Delrio, con cui ci siamo sentiti, e come stamattina mi ha confermato alle 8 del mattino il direttore generale dell'ANAS per la Sicilia, l'ingegnere Muccilli, che avendo concluso tra sabato e domenica tutti i collaudi e le verifiche tecniche, oggi si avrà l'apertura del bypass, come io amo chiamare il bypass che da Tremonselli raggiunge Scillato. Ma oggi faremo un'altra cosa. Oggi la manifestazione che si avrà fra circa un'ora alla prefettura sarà l'occasione per annunciare il grande piano di investimenti dell'ANAS sull'A19. Che l'A19, l'autostrada Catania-Palermo, non è una infrastruttura di competenza regionale, è una infrastruttura di competenza ANAS, ed è stata l'ANAS che si è fatta carico, attraverso anche una procedura straordinaria, della gestione dell'intervento per il ripristino della continuità, rimanendo ovviamente per un tempo a venire la soluzione definitiva che riguarderà l'abbattimento del viadotto e la sua ricostruzione dentro questo sistema di interventi più complesso, che dovrà garantire a questa infrastruttura fondamentale, che è la strada Catania-Palermo, una condizione di percorribilità in piena sicurezza.